Buonasera. Buonasera a tutti. Chi c'è? Chi c'è? Chi non c'è? Buonasera. Allora, sono qui per presentare questa edizione speciale del controller del 64 invisibile. È una versione nuova, rilasciata da poco da Nintendo. E stavo giocando col green screen e mi sono accorto di questa cosa e ho riso un sacco, e quindi dovevo rifarlo anche a voi. Ora facciamo in fretta a toglierla, così non se ne accorge nessun altro. E va bene così. Però bello, comunque, cioè, passo davanti alla faccia. Basta. Ok, niente, questa sera volevo provare un pochettino Dragon Ball Z. Perché no, cioè, è nel dubbio andare online con Dragon Ball. Vediamo un po' se la latenza non ne ho. Figata sto OBS. Allora, niente, io mi vedo come al solito nella live, quindi farò quello che posso. Cioè, il volume è altissimo. Se stasera si scollegano le cuffie mi arrabbio veramente un sacco, perché tutto pomeriggio non si sono scollegate un attimo. Vabbè, vedremo. Allora, io non mi ricordo neanche più come si faceva, però partecipa all'incontro classificato. No, seleziona squadra. Broly. Boh, si va a Broly, così provo gli ultimi. Anche se Gogeta, no, Vegito l'ho provato già da... Vabbè, vediamo. Classificato. Un incontrino classificato. Allora, va bene anche così, stesso grado va bene tutto. Non so cosa voglia dire, ma no problema. Intanto benvenuti a... Vedo Michele, vedo Riccardo, vedo anche Gabriele, buonasera. Allora, beh, direi che questa ci siamo e proviamo. Spero solo che la live non sia andata tipo andata a cagare, perché vedo in diretta ma non vedo numeri, non vedo nulla. Ah, che bello. Comunque ditemi se i volumi sono a posto, in teoria dovrebbe essere tutto ok. Però chi lo sa. Abbinamento, si vola. Proverò a non premere troppi tasti a caso, però devo ricordarmi come si gioca, quindi non ho fatto nessuna prova prima di andare live, quindi come la va la va. Minchia, non mi ricordo un cazzo. Vabbè, siamo bene. Ah no, c'è Bardock diverso. Bam, 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 bam. Quello fa malissimo. Andiamo subito. Se non lagga. Guardate la meraviglia delle animazioni. Perché le ha tolte, maledetto? No, per adesso vedo un pochino di lag. No cazzo, ce n'è un sacco di lag. Altro che... Un sacco davvero. Boom! Continua a fare sta cagata, mi prende. Ma che fa la presa? Merda! Ninjanezo! OP. E io facevo la stessa cosa però. Niente, combo base, però mi sta troncando le ossa. Va così, quadrato, quadrato, quadrato. Ma chi lo faccio, sai? Ah! No! 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 Madonna! No, ce l'ha! Non ce l'ha fatta, porca miseria. Madonna Vegito, che cazzo di animale. Addirittura. Boom, boom, boom. Vabbè, raga, devo darteci. Ok, non mi ricordo neanche le mosse che fanno. Vabbè. Facciamo che questa è quella dei bambini. Però adesso sono dei bambini, quindi stai calmati. Michele, poi c'ho la mia faccia
davanti alla barra delle speciali, quindi non vede il numero. Però lagga veramente male adesso, a parte tutto. Ma che cazzo, è andata un'ora dopo le mosse. Mossa del cazzo. Niente, non sono proprio in grado. Va bene, va bene, va bene, ci devo riprendere la mano, dai. Dragon Ball è movimentato. Passare da Street Fighter di cos'è l'altro ieri a Dragon Ball è una roba. Due velocità completamente differenti. Porca miseria. E meno male che non è Guilty Gear o Blast Blue, se no. Boh. O Killer Instinct. Devo farlo Killer Instinct una sera, devo assolutamente farlo. Però lo voglio fare su YouTube Killer Instinct, anche se non sono capace, non importa. Ma però che brutto. Lagga. E quello mi dava tipo 4 attacche. Guarda che è un animale, porca miseria. Madonna. Camigliane. No, non sono proprio in grado. Ma Dragon Broly, che figuraccia però. Proviamo. Mettila. Come ha fatto a colpirmi lui? Madonna. Mamma mia, che male. Cazzo. Preso. Boh, che cos'è meraviglioso. Cazzo. Boom. Ah. Vabbè. Boh, il bordello che c'è sullo schermo. Ah, ah, ia, 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 ia. Madonna, che male. No. Mi ha preso così. Che bella questa. Come si fa? Cosa fa? Non capisco niente, mi sta maciullando. Ma che male. Non vedo le barre che ho. Che ansia, non vedo le barre che ho. Devo trovare un'altra posizione. Vabbè. Boom, KO! Ok, devo cominciare con gente un po' meno pratica, perché sennò non riesco a fare niente. E spostare la mia faccia di cazzo da un'altra parte, perché sennò è un problema. Allora, intanto gli dico di no a questo, perché non rivincita, non rivincita. Basta, troppi limiti con la facciata. Poi, vedo di fare una modifichina alla mia inquadratura, perché sennò è un problema. Ma se mi mettessi tipo in mezzo allo schermo così, a tagliata a metà, figo, eh. Però anche solo di un pelino, scusate, provo a vedere se riesco a fare senza far danni. Allora, webcam frame. Se io faccio così, in teoria posso spostarmi. No, così si vede la camera, quindi no. Troppo, così. Ok. Non capite un cazzo, però almeno magari riesco a vedere l'inizio del numero. Proviamo. Al massimo mi faccio poi una finestra diversa e mi metto... Che ce l'avrei, però è da fastidio a voi poi, capito? Quindi volevo essere più minimale possibile. No, no, a me. Nessuno annulla. Che figo. Ah, c'è anche quel Laura attorno. Laura quella di Neck proprio. Parapapa, che brutto sto costume. Brivio. Parararara.
Barter, come? No, quello è un altro modo. Whis, Bulma, Cooler, Beget. È bellissimo. No, non lo è, non è vero. Ah, che figo. Ok. Tutti quelli di Halloween, mamma mia, che brutto. È assolutamente il mio colore, cioè la mia cosa preferita adesso. Boh, bene così. Capolavoro, Goti. Mamma mia, che schifo. Vabbè. Ehi, oddio, spero che non si veda il cursore. Non si vede il cursore, vero? Confermatemi un attimo, perché in teoria non l'ho messo, però. A volte. Ok. Abbinamento. Puoi affrontarlo? Sì. Ok. Furisa. Vegeta e Majin Buu. Vabbè, tanto è uguale per me che ne prendo, non è che mi cambia molto. Poi ho 132.000 punti battaglia, cos'era? Non so. Vabbè, vedrei. Era troppo che non gioco seriamente, cioè. E non riprende mano online. Però. Boh, che meraviglia. Sacco di dialoghi. Boh, Risa, sei meraviglioso. Si va, sì, però tutte che laggano. Ma che palle. Ma questo fa così tutto il tempo? Ma la fai così? Vediamo com'è. Ah, ok. Madonna, cosa ti ho fatto? Boh, la cattiveria di Broly, la cattiveria. Si è spaventatissimo. Mamma mia. Boh. Cioè, è veramente cattivo, è veramente cattivo. M'ha mangiato, maledetto. Che musica fighissima sta sotto. Boom. E cambiali tutti con poca vita, così fai un affarone. Oh cazzo! Vabbè, ciao. Madonna, il Final Flash. Peccato. Vedi, mi sono spostato strategico, adesso vedo un 2, quindi capisco che non posso ancora farlo. Esagerato. Oh, calma, 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 che cazzo? Sei scemo? No? Ok, scusa. Madonna. Boom! Porca miseria. Bastardo! L'ho mangiato subito. Perché ho fatto sta cagata? Madonna. Dai, non dire cazzate. Sta attento. Da da da. Ok.
Cazzo, l'ha presa, non lo ricordavo. Cazzo. Vabbè, non tantissimo, dai. Ma mi ha buttato via. Smettila, eh. Boh. Boom, come nel film, che figo. Boh, io non capisco. Sti cazzo di Arc System sono veramente sbagliati. Ditemi qualcosa, maledetti, parlatemi, vedo che c'è qualcuno, però non fate i timidi, sono timido io. Maledetti. Rivincita no, ok, ho deciso che me ne vado, basta, bla bla bla. Sapete che Broly... Non sono così bravo per giocare un grappler così bene, quindi potrei quasi cambiarlo e mettere magari... No, nessuno, voglio usarlo. Perché è forte, però è... È proprio tecnico, cioè, nel senso. Quindi sarei curioso anche di... Creare così e l'ho sopportato anche troppo. Allora, cambiamo il personaggio. Mamma mia, che cosa brutta. Boh, vabbè. Bellissimo. Boh. Sempre meglio. Fatemi guardare che ci siano tutti i volumi, sennò io qua mi arrabbi poi. Sì, dai, c'è tutto. Comunque, con Dragon Ball non si stanno scollegando le cuffie. Quindi deve essere colpa di Street Fighter. Ripeto la novità della live, per chi non l'avesse vista prima. Ho comprato questo pad del 64 in edizione limitata, che cambia colore, vedete, a seconda dello schermo. Ed è una figata, perché è trasparente, poi non è trasparente, colora, non si colora, è proprio una roba nuova. Lo vendo a poco, se volete. Kakarotto. Mamma mia. Ah no, diverso però, non ho nessuna parola. Perfetto. Io voglio pagare qualcuno per mettermi una seconda voce, per fare la voce doppia anch'io. Perché non... Guarda che lo sapevo che la facevi bassa, maledetto. Cazzo. Boom. No. Manumena. No. Calmati, Gohan. Che ti spezzo le ossa a te, a tuo padre. E quelli che ti... Ma no, non ho fatto niente. Mi stavo caricando. No, non me lo ammazzare così, broccoli. Oh, cazzo. Vabbè, a posto. Madonna. Gohan è un altro animale di sto gioco, ma è sempre stato fortissimo. Che brutti si scatti, però. Boom! No, peccato, sto sperando. Cioè, se avete visto il film di Dragon Ball Super... Porca troia! Se avete visto il film di Dragon Ball Super, dicevo, le animazioni sono le stesse. Io non so come fanno. Okay.
stato, non so. No, 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 sono un coglione. Sono un coglione. Per provare le cose, perché se continuavo a schiacciare il quadrato, lo ammazzavo. Guarda quanto è bello Vegeta! Boh, quanto è bello Vegeta. Non so se l'ho colpito. Madonna, si sta cagando addosso. Ok, no, boh, l'ho colpito. Boom! Non l'ho preso, cazzo. L'ariatto. Bastardo, è vero? Madonna, madonna, madonna! Questo le fa le lunghe le combo con Gohan, eh? Perché ti spacco la faccia. Merda, merda. Ciao. Vabbè, tanto meglio lui. Però voglio rifarla, mi piace questa volta match. Che fatica, raga, è un casino perché è veloce sto gioco, è proprio veloce. E io ho 33 anni, cioè non... Non voglio dire che sono vecchio, però cazzo, sì, sto invecchiando per i videogiochi. Quindi alcuni sono... Ci vanno i riflessi che non ho più. Le parate da pro, però. Allora, ho visto prima che col triangolo riesco a entrargli col piede in faccia mentre faccio quella cosa, quindi... Bravo. Yeah! È vero che ce l'ha presa bassa! Broly che parte per il cavolo di suo... esagerato. Questa la paghi, questa la paghi male. Non so che è successo, giuro non lo sapevo. L'ariatto. Mamma mia, sta facendo malissimo. No! Bella! Bastardo. Volevo provare a vedere. Non si usa il correre in questi giochi. No, non ce la faccio. Niente, mi frega con le combo. Olè! Bastardo, bella però. Ma dai, Yaiba. Ricorda un po' Marvel vs Capcom. Gli piacerebbe a Marvel vs Capcom essere così bello. Questo è l'apoteosi dei 2D in quel modo, cioè. Cioè, capito? Boh. E non ho fatto niente, ci sono delle cose che fanno in giro che boh. Poi graficamente è spaventoso, cioè. Bastardo. Mamma mia. Però lagga veramente. Cioè, c'è scritto di tanto 8 frame. Anche no. L'ha preso. Vedo. Porca puttana. Final. Schiaccia e frega, madonna, se c'è ragione. Non devi saltare. Preso! Boh, che figata, cioè, capisci? Anche l'altro ti picchio. No, mi sta... Ma già 7 barre, se mi fa la mossa finale c'ho, mi toglie tutto qua. Sta vincendo! Così vince! Madonna che... Stai per terra, bambino maledetto. Non so cosa fare! Boh, ho perso. Le stavo parando tutte, però vedo un po'. Madonna. Però che meraviglia, boh. Non rivincita. Vorrei provare a fare...
Vuole cambiare persona. Allora, avevo imparato ai tempi quando giocavo una combo lunga abbastanza con Vegeta Super Saiyan normale, se non erro. Avevo imparato, vuol dire che non la so fare, però era un personaggio che mi piaceva. Però io sono ostinato, voglio usare Broly. No, dai, va, quello cambio squadra. Allora, modifica partecipazione. Se io faccio. Cazzo, devo fare per cambiare squadra? Personalizza. Modifica squadra, ok. Allora, quindi, tac. Modifica. Allora, broccolo lo tolgo. Voglio provare a mettere Vegeta questo, però metterlo per primo, se devo riprovarlo, non so quanto convenga. Ma noi ce ne batteremo le balle. Gogeta mi piace un sacco, ma non così tanto. Vorrei provare Goku. Non so. Anche Majin Buu mi piace abbastanza. No, vorrei provare con. Dov'è? Goku Bimbo. E Vegeku lo tengo perché è Vegeku. Ehi, qui la Giova. Broly la musica. Va bene. Proviamo. Sono molto curioso di vedere un po' come. Vegeta Babbo Natale è qualcosa che. Boh. Però voglio cambiarlo di nuovo. Vediamo cosa c'è di peggio. Personaggio sala d'attesa. Vabbè, che sono quelli normali. Gianembolo. Gianembolo è bruttissima. Allora, voglio vedere. Dov'era Cell? Che ho visto prima Cell. Ecco, boh. Perfetto. Scusa. Cell, pausa, perfetto. Cioè, ma dove siamo? Allora, Giova, se sei ancora in live, anche a te presento una cosa, perché magari sei arrivato adesso. Ho comprato questa edizione speciale del pad del 64, che è un'edizione trasparente. Ed è praticamente, prende i colori di quello che c'è attorno, ed è quasi intangibile. E volevo vedere se c'era qualcuno interessato per comprarla, 77.000 euro la vendo, solo per stasera, domani aumento. È un pad del 64 trasparente. Vedi? Proprio una cosa. C'è il gioco. Cioè, compare il gioco. È riflette talmente potente che compare. Scusa, basta. L'ho detto già 3 volte sta cagata stasera. Però non c'eri. Colpa mia adesso. Dai, sfidatemi che voglio provare a usare Vegeta. Come ho detto sta cagata siete diminuiti di 3. Quindi. Ha pagato un sacco. Ha pagato un sacco. Dire se stronzate. È vero, ma c'è anche gente qui così a caso. Oh no, ben eseguito. Boh, si va. Okay. Ogni lasciata è persa. Bravo, esatto. Sì, è vero che io vedo i commenti un po' in ritardo. Quindi se hai riso in quel momento, io mi è arrivato qualche secondo dopo. Mi spiace. Però vabbè. Il ritardo non è solo nei commenti, a quanto pare. Allora, Majin Buu, Gogeta e mica Trunks, che palle con quella spada di merda. Vabbè, però vediamo. C'ho anche le mollette. C'è una linea di mollette che è uguale, trasparente nei giochi. Cioè, posso fare le coppie. Appendo i panni e sembrano magici. Le penne. Uguale, cioè, tutta la roba verde che c'ho in camera. No, vabbè, basta. Allora, vediamo. Ritardo per 12 frame. 15-17. Boh, è andata benone, non lagga. Porca puttana, quanto picchia, oh, ma che. Mollami. Anche si spezza le zampe. Ah, così si faceva. Guarda che scatti brutti. Venga, la Dragon Ball, me lo ricordavo che lagasse meno, eh. E io sono tranquillo, c'ho zero frame, quindi. Devo fare per forza così. Mica mi ricordo le cose. Mamma mia, gli scarti, che brutto così. Uffa. Bella lì PlayStation Network. Madonna.
Ogni volta lo gioco a Smash così. Netcode più vergognoso della storia. Allora, Goku. Goku ha un problema. Questo. Ora. Non ti puoi warpare dietro perché ti prende. Devi solo correre avanti. Però la gente che non lo sa si warpa e dice: vabbè, ho fatto la cagata, perdo metà vita. Madonna, gli scatti. Che figo, si dà la spinta con la con l'onda, è vero? Boom, allora niente. Guardate quanto leva imparata quella cosa. Mamma mia, Goku, ma cos'è? No, boh, Goku è sbagliato. Trunks con 6, mica, io avevo anche 7 sfere, 6 sfere. No, ce l'abbiamo. Io non so come fare le combo. Mamma mia, che schifo di lag, però. Non so come fare, come metterle. Devo cambiare, devo fare tipo di 4 tasti. Ma questo gioca indietreggiando? Ah, ok. L'ariatto. L'ariatto. Addirittura la schiva. I counter. Allora, secondo me possiamo provare a fare una cosa. Tipo così. Poggio il joypad. Boom. Allora è andato. Allora niente. Boh. E tutto il pubblico che c'era da quella parte del mondo fino all'universo è stato disintegrato. Però noi siamo al torneo, è per beneficenza. Era un torneo in beneficenza per le vittime cadute degli scontri di Dragon Ball. Rivincita. Per le vittime hai caduto. Vabbè, avete capito, dai. Basta un po' di lui. Ho detto troppe cazzate. Ok. Boh, però sta latenza è veramente uno schifo. Vado, ma guarda cos'è. Sono sicuro di non essere io, eh. Sto guardando la connessione adesso, quindi. Ok, sono abbastanza sicuro, vediamo così. Merda, merda. Cosa mangi? Cosa mangi, maledetto? Bellissima però. Perry e boh. Altro che ni, no, Sekiro. Perché l'ha fatto? Non serviva. L'ha sbagliato. Merda. Kamehameha. Kamehameha. Palla Kamehameha. Si spacco. Madonna. Oh madonna, che bella animazione di suo personaggio. Cazzo, non è morto. No. Mamma mia. Perché ho fatto sta cagata? Ho fatto quadrato, triangolo, quadrato e X per fare la presa come in Free Fight. Vabbè, va bene lo stesso. Non parlare di Goti in vano, hai già ragione. Boom! Guardate che Goku è veramente forte. È basso, quindi, boh, non lo so. Boom! Però dopo questa basta contro questo tizio perché lag così, dai. E fa anche le cose in corso. Arrabbiato? Madonna.
È così allora. Cazzo. Devo stare attento perché adesso si sta pigliando bene. Sosoro. Cosa fai? Guarda altri passi che non hai capito niente. Boh, sto counter è meraviglioso. Lui si mette in posa, boh, c'hai 87 frame di animazione. Boom! Mamma mia. Boom! Ciao! Tutti contro lo schermo, che si rigenera come Majin Buu, tra l'altro. Vabbè. Bebe. Che cazzo di meraviglia. Dicevo, basta perché... Oh, c'è andato già lui, perfetto. Basta perché lagga veramente un po' troppo. Però, vediamo ancora chi c'è. Allora, Vegeta mi piace, però quella combo che non ricordo più... Porca puttana. Quella mi spiace un pochino. Allora... Goku bambino promossissimo, anche senza sapere far nulla, perché... Boh, non so. È veramente forte. Il cancello. OP. Teletrasporti quelli belli. Abbinamento, bon, si va. Almeno li trova veloce, dai. Un paio di minuti, un minuto al massimo. Cioè, poi non laggassero, sarebbe meglio, ecco. Here comes a mighty warrior. Ma di nuovo lo stesso? Ma che palle! Boh, tutto sto casino, prima abbiamo tanto così. Siamo 8 milioni di persone che giocano a Dragon Ball, no. Eh sì, infatti guarda, me ne fuori già dalla latenza qua. Queste sono le combo col triangolo. Non è la smetti di farti cagare. Porca puttana, che combo di merda. Eh già. Pum! Mamma mia Vegeta! Bobo! Ma ne ha, boh, per picchiare anche i figli! Ah, indietro si fa! Madonna, il range che ha con la mossa, è vero che c'ha il bastone, cazzo. Allora, scusa. No, Goku, dai, non lo devo bruciare così, Goku. Madonna, sa spada. Ecco perché la odiavo, perché continuava a darti il colpo anche dopo. Vai, vai, figlio. Sei odioso, bimbo. Maledetto. No! Niente, Vegeta, sono nelle tue mani. Porca puttana. Sta spada c'è la priorità nei colpi che... Ma smettila! Ma... E ti spezzo le ossa. Oh cazzo. Non so come la vedi. Secondo me con gli occhi però.
Non ti frega tantissimo. Vediamo se. Smettila! Bastardo, l'ho preso. Vabbè. Porca miseria. Porca troia. Si è ripigliato. Stavo pensando, se gioco con la molletta su Luna, che male. Se gioco. No. Così. Come Vegeta. Ma però si vede marrone, adesso perché c'è la pelle di Gogeta, ma vabbè, vabbè. No, rivincita, voglio prendere un'altra persona che non laghi, possibilmente. Che è figo da giocare, ma a scatti. Param parapara, così ne cambio. Allora, ne approfitto per cambiare Vegeta. Anche se... vabbè, non lo so. Io però userei... Yamcha. Proviamo un attimo anche qualche uno dei personaggi nuovi che ho giocato poco. Tipo Janemba. Broly, mettiamo... questa musica è figa di Broly, eh. Vediamo quella di Gogeta com'è. Salva. Ok. Vediamo un po'. Dovrei fare un video su Nomura, ma non sto riuscendo a trovare materiale adatto per farlo. E per farlo con poco materiale o roba da Wikipedia, stavo quasi pensando di saltarlo. Solo che l'ho promesso nella live. Promesso, l'ho detto nella live che ho fatto con Dex, Gamer Dex, Jade, Fedro di Times Nerd e Zell. E vorrei portarlo. Però in realtà mi gira il cazzo, perché per i Suzuki e Kojima ho fatto un lavoro, secondo me, abbastanza decente. E portarlo per Nomura, che paradossalmente è dei tre quello che forse mi piace di più, perché ho più i suoi giochi nel sangue, mi scoserebbe fare una roba da Wikipedia. Non so, vedo. Adesso vedo cosa riesco a fare in settimana. Però no. Ah, ma è possibile mai che c'è solo questo che gioca? Mamma mia. Che figo, sembra Simon Wolf. Madonna. Madonna. Però in effetti non è così male cambiare quando... cioè, mettere la barra quando cambi. Anche se in realtà io la metterei nelle combo se fossi in grado di usarla. Pum 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 pum. Però adesso mi sono recuperato e non ho perso per quello. Merda, l'ha presa. Allora, ti vorrei dire di sì, perché lo voglio. Nel senso che... vabbè. Nel senso che giocando un gioco originale, o meglio, con la storia originale in open world, con le musiche originali, quasi per la prima volta, che mi piace un sacco come idea, vorrei. Però esce in un periodo veramente brutto. E a prezzo pieno mi risulta difficile, quindi non so se riuscirò. Voglio comprarlo comunque, è uno di quelli che giocherò sicuramente. Perché al netto di un sistema di combattimento che secondo me sarà quello di Xenoverse, quindi terribile. Boom. Boh. Oh, Madonna. E non so come ho fatto a farla, però è stata bellissima. E dicevo, al netto di quella cosa lì che a me fa cagare, sarà sicuramente un gioco che voglio giocare, che voglio prendere. Anche solo per le musiche, per rivivere la storia con le musiche mentre esplori. Boh, mi dà l'idea di un gioco che può piacermi, ovviamente. Poi è Dragon Ball, quindi... ok. Però dicevo, esce in un periodo di merda perché esce vicino a Kingdom Hearts, quindi DLC Reminds, che voglio, Remind, voglio assolutamente giocare. Che male mi ha fatto. Sta morendo.
Che paradossalmente potrebbe anche durarmi pochi giorni a livello di, insomma, non penso che duri da chissà cosa, però comunque sono 30 euro che non ho più e sono tanti soldini in questo periodo. E niente, poi devo cominciare anche a mettere soldini da parte per Final Fantasy 7. E nello stesso periodo, che male. E nello stesso periodo poi uscirà anche Nioh 2, che è un altro gioco che voglio assolutamente. Vabbè, tanto che parlo faccio cagate, però insomma questo è quanto. Vorrei giocarlo, ma non al Day One, non credo. Vedremo, a meno che non trovo qualche CDK su computer, che potrebbe anche essere interessante. Guardati, dai, che un coglione. Devo fermarmi prima, fargli la presa e lo fregavo, invece niente, mi ha battuto, basta, va bene così. Che bello, sto perdendo un sacco di punti, vero? Quello è quando è 7000, ma cosa? Vabbè, e lo voglio di nuovo. Oggi non ha neanche laggato tanto. Nonna, che mossa del cazzo che ha. Oh, che odio. Adesso mi fa paura la bolla, vero? Arca puttana. Bastardo, bella. Boom. No. Ma sei disconnesso. Ma dai, ma che palle. Vabbè. Speriamo che non sia la connessione. Sarebbe una cosa brutta se lo fa adesso in live. Vabbè, vediamo. Mamma mia. No, boh, qua sono in ricerca incontro, quindi in teoria. Se disconnessolo. Speriamo che sia di nuovo lui, perché che palle c'è. In attesa dell'avversario, vediamo. Vi giuro che se è di nuovo lui per la quarta volta, cioè sto gioco lo giochiamo io e lui. No, Gask è un altro, va bene. Che ansia. Voi non vedete laggare, vero? Io qua vedo 0% di frame persi, quindi in teoria sto streamando piuttosto bene. Vediamo. Cioè, per quanto permetta a Facebook di streamare, perché il video è... Io lo mando a 1920x1080, ma su Facebook dovrebbe arrivare tipo a 720. Quindi sto esagerando anche. Yamcha, ciao, una cosa bellissima, che è questa roba qua che passa dietro. Cioè, io vado avanti... Calma, che cos'è? Aiuto, stavo scherzando! Ma dai, no! Aia! Bastardo, l'ha preso! No! Oh, colpisce anche da lì! Ma che cazzo! Wow, cosa ho visto? Goku è sbagliato, ragazzi, cioè Goku è veramente troppo forte. Trunks mi sta sul cazzo comunque, però Goku è forte. Zettila! Pum! Però che belle sono le mosse. No, faccio provare, ti lancio.
Merda! Che troia, non sono d'accordo. Comunque è troppo bello sto gioco, è veramente troppo figo. Anche facendo niente di particolare, però. Non te l'aspettavi, la potenza di Yamcha. Perché indietreggia? No! Dai, quella spada del cazzo, boh. Non ho visto, non mi sono girato un secondo e non c'era più Trunks. Allora, lui con i teletrasporti potrebbe anche piacerne un sacco! Che figo che è. Ah, tutto così? Dai, che ti prendo. Ah no, non ti prendo. Dai però. Che figo. Non ci provare. Sapete, c'è un'onda gigantesca finale della Via Lattea. Ah, madonna. Ce l'ho fatta invece. Non ce la potrò fare. No! Basta, no. Era giusto così, dai, è più bravo. L'orlare. Tatakai. Continua a perdere punti, ma me li stanno mettendo addosso, quindi va benissimo così. Madonna. Dicevo, sta roba qua, anche se non toglie tantissimo, rompe veramente il cazzo. Però la roba che ti targhetta, lui toglie di più. Capite? Pum 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 pum. Merda, 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 merda. Che figo. Muori. Maledetto che. Ok. Che fatica. Non ce la farai, Trunks. Ce la farà. Mamma mia, che male questa. Aia. Vabbè. È andata bene. Ok, scusa allora. Quanti campi ha dato? Ehi, calma, Bastardo, ci ho provato, avrei saputo pararsi. Non ci pensare nemmeno. Mamma mia. Boh, è meraviglioso. Non ti carica. Ah già. Io c'ho ancora già Nemba dopo questo, vero? Ma dai, Yaiba. No bene, no bene, no bene, no bene. Yeah.
Boom! L'ha preso. Che bella sta mossa, beh. Boom! No, muori tu, maledetto. Io mi chiedo quando morirà. Oh mamma, non mi viene il nome. La vecchia, che è la signora anziana, dai. Che doppia Dragon Ball in giapponese, come faremo? Perché metà delle urla e delle cose che sentite le fa una signora che ha 190 anni. Cioè, io non so come faremo. Cioè, non so. Sarà un disastro per il mondo del doppiaggio giapponese. Sarà proprio un disastro. Questa urla così tutto il giorno della sua vita. Boh, io non so. Non mi ricordo come si chiama. Mako Katsu. Non mi ricordo. Non posso googlare adesso perché. No, ho dato giù l'audio. Sapevo che succedeva prima o poi. Vabbè. Fatemi vedere se le cuffie sono ancora accese. Ok. Intanto che aspetto, rimetto un attimo a posto l'audio. Sembrava strano che non fosse ancora successo. Chissà per quale cazzo di motivo lo deve fare sta cosa. Ok, fatto. Non so. Si dissociano le cuffie. Oh, abbinamento, non l'ho visto. Allora. Contro Vegeta, minchia, tutti blu, che cos'è? Mamma mia, sarà una bruttissima battaglia. Vegeta blu non mi ha fatto impazzire in sto gioco, preferisco quello Super Saiyan con mosse. Vegeta e Vegeku sono semplicemente fantastici, quindi. Genema poi lo cambio comunque, non mi trovo, preferisco usare... usare coso dopo. O Beerus. Ma non lo so, vediamo. O Hit, anche Hit mi sono sa. Boh, Vegeku che arriva ovunque con quel pugno, maledetto. Te l'aspettavi, eh? Paura che finirà malissimo. Eh no, non sono all'angolo, quella non puoi farmela. Madonna! Stiamo giocando un altro gioco in questo momento, molto più tranquillo. Bastardo! E ci provo. Preso. Bom. Ammazza tutto il pubblico, spostiamoci che qua si ammazza troppa gente. E cazzo! No, eh? Mamma mia, che salti che faccio. Scusa, allora. Ah, smetti di fare queste cose. Va bene. Ma che cazzo è? Come stai per finire molto male? Boh, che bello cosa ho fatto. Madonna. Guardate la vita che perde con quella mossa. Bastardo. Mm-hmm.
Porca troia, volevo batterlo così. Vabbè, direi che ce la posso fare. Vabbè, almeno la vediamo, dai, guardate che roba. Boom. Allora scusa. Ha recuperato un po' troppa vita, eh. Guarda che mi ammazza per fare il coglione. Mamma mia. Che cazzo è successo? Madonna. No! Non è vero! Porca puttana, che deficiente! Vabbè, va bene così. Ah, potevo batterlo, invece ho detto, ma sì, tanto c'ho ancora 76 personaggi. E Gogeta! Che delusione. Vabbè, va bene così. Potara. Esatto, esatto, con i Potara non avrebbero potuto fare quel ballo ridicolo. Rivincita. Dai, rifallo anche tu. Dai, dai. Bam bam. Adesivi. Non lo faccio, non lo faccio, non voglio giocare, ma va. Vabbè. Barampa. Dicevo, volevo togliere Jaremba. Che. Yamcha. Vabbè, vediamo che Yamcha, dai. Tengo solo Goku. Allora, provo Hit. Provo. Virus. E direi non so, Goku normale, me lo ricordo com'era. Gli piace vincere facile, sì. No, sono fortissimi, solo che o sono io troppo scarso, una delle due. Allora c'è anche Jiren, che solo che è un casino da usare, un altro grappler se non ricordo male. Andrei su Bardock. Bardock ha uno degli ingressi più belli che ci sono, secondo me. Allora, vediamo. Andiamo al mio, va. Taram, taram. Taram, 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 taram. No, 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 sbaglia, sbaglia. Taram. Abbinamento, si va, proviamo. Here comes a mighty warrior. Andiamo contro chi? Si scatti che palizzo non mi sono per niente. You suck! Detto in maniera nutellosa. Jiren, Frieza e Vegeta. Vabbè, vediamo un po' come va.
Musica. Quella di Broly piace un sacco, penso che continuerò a usarla. Ecco lui. Boh. Questo è un altro di quelli che adoro per giocare, però è difficile. これだどうだ。Cazzo! Mamma mia! Non so se non prendeva. Voilà! Boom! Porca puttana! Bastardo! Un cretino! L'abitante di Creta! Ah Gesù! Oh ma che cosa? Allora niente. Cazzo, l'ho fatta bene. Morirai lo stesso, madonna. Aia. Cazzo. Non la sentavo la presa. Persa. Merda. La faccia, la faccia, la faccia, la faccia, la faccia, la faccia. Ciao. Ciao, buon viaggio, buona serata. No, ma ha preso lui. Dai, credevo di avere il vantaggio. Invece lui fa così. Arca traia. Vabbè. Niente, sto succando proprio pesantemente. Lei si chiamava Yusak, mica per niente. Però Kurisa. E vinci, te la voglio ancora, dai. Che bella che è. Oddio, c'è la Kirin fantastico, voglio che fuori. Correde tu. Madonna, Freezer. Minchia, che la serie sto dominando.
Cazzo. No, non ci provare. Ah. Madonna. Che cazzo di male è questo? E ti prendo la pancia, lo stomaco. Me la fa? Porca puttana, me l'ha fatta. Adesso lui usa quella cazzo di barra e si recupera quella vita, capito? Devo farlo proprio in fretta. Marca traia, lo sapevo. Allora, sta cosa la detesto, devo essere sincero. Nel senso, io creo 8 cioè 6 sfere vicino a me. Non è che col dash me le devi rompere. Comunque capisco che è forte, Però. Te vedi? E le spacca tutte. Anche quelle dietro. Quelle davanti capirei. Però, fatto il culo per fare le mosse. Addirittura. Non stai esagerando. E invece ha ragione lui. Mamma mia. Mi sta distruggendo. Virus! Morto. Vediamo con i. Vi giuro che gli sono passato così alla, davanti alla faccia e ero convinto di averlo preso io. Porca miseria, invece ha ragione e vince. Peccato. Va bene così, è giusto. Era decisamente più forte di me. Bam 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 bam. Allora, adesso vedrete apparire delle cose, ma voi non ci fate caso, eh? Allora. No. No. Un po' schifo. Cioè, con lo sfondo andava anche ancora bene. Però così no. Potrei mettere lo sfondo di Tekken 7, vediamo. No, non ce l'ho più. No, l'ho tolto. Vabbè, togliamo sta roba. Ok, rivincita. Dai, dai, ancora. Mamma mia. No, è stata persa. Che palle. Che ore sono? Le 10:30, ammazza. Dura ancora poco, ne faccio ancora un paio. Poi stacco, che devo provare a continuare a vedere se riesco a trovare qualcosina. E quindi succederà che non lo faccio perché è tardi, sono stanco. E quindi vado a vedere The Witcher. Così lo finisco e... e domani è un altro giorno. Davvero, sto facendo fatica a trovare materiale adatto a un video di una decina di minuti, insomma. Non vorrei farlo di 4 minuti, 5 su un mura che c'ha. Solo che sembra che non ci si... c'è. È nato, poi di colpo è passato alla Square Enix e poi di colpo è a Kingdom Hearts. No, non è così, ne ha fatte di cose. E prendere wiki e fare solo un elenchino... sono proprio... cioè, non è proprio una cosa che mi piace fare. Non lo so, devo trovare qualcosa. Devo andare a cercare magari articoli con interviste della sua vita, leggermi tutto, prendere un sacco di appunti e far qualcosa. Vediamo. Dai, cosa mi invento? Non voglio lasciare... Madonna, i temi meravigliosi. Dai. Quanto attacca pesante Freezer, Dio mio! Madonna! Mm.
E l'ha preso lo stesso. Madonna. È pesante Freezer, eh. Ok. Ashu, Ashu. Oh cazzo. Valgaggio fa. Vai, vai. Ah! Non fa neanche da, madonna mia. Io te. Pum. Boh. Lui se n'è andato a fanculo. Adesso veniamo a provare a ammazzare Freezer. Ah no, c'è Vegeta già. Vegeta con 4 barre. Ah, Gesù, lo sapevo. Mamma mia, parte istantaneo quel cazzo di raggio. Pure. Niente, riesce a ventilarsi quei cazzotti, mi frega. Porca miseria. Mi è rimasto? Allucinante, Freezer non smette di colpire e... Mamma donna. Vabbè, niente andato. Madonna. Peccato. Madonna. C'ha ragione. Non la vuoi finire così? Non la vuoi finire così? C'ha ragione. Porca troia. Ciao, ciao, buona serata. Viaggio gratis. Furiza. Aumento di grado. Lui però. Minchia 17.000. Che cos'è? Metto te. Che voglio ancora. Dove è Krillin? Aspetta. Che bello. È bellissimo quella faccia. Bam 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 bam. No, se n'è andato, vabbè. Ok. Boh, l'ultimissima, ne faccio ancora una. E poi ci si saluta. Questa volta prenderò personaggi davvero molto diversi tra loro. Allora, al primo posto Goku. Al secondo posto Goku. Al terzo posto Goku. Che mi fa anche cagare in realtà. Cioè, quello bambino è forte, gli altri... Però, visto che siamo su Dragon Ball, usiamo i personaggi quelli forti. I protagonisti del mondo. Prossima volta Killer Instinct. Ci devo provare, dai. Devo vedere se riesco a collegare la One X. E porto Killer Instinct. Vediamo come va. Madonna, non so come un gioco. Però... Anche qui.
Dovrei portare anche qualche gioco di ruolo, qualcosa da farci un qualche live differente del picchiaduro, anche perché vabbè, qua sono su Facebook, quindi non sono stato lì a organizzarmi in chissà quale modo, onestamente. Però anche per poter parlare di cose, dire, fare la storia di un gioco, cioè. Madonna, queste luci mi stanno distruggendo la vista. Come fanno gli altri, non so. Voi non vedete, non potete vedere perché c'è la webcam così, però. Ah, prima di concludere, ultima volta, c'è in offerta il joypad del 64 trasparente. Lo vendo solo per stasera, vedete, proprio, cioè ci sono solo i tasti, il resto rimane sospeso a mezz'aria. C'è i tasti, il cavo e il resto rimane sospeso a mezz'aria. Ed è interessante perché potete personalizzarlo come volete. In più c'è un'offerta, praticamente con questa roba qua, questo pad nuovo del 64, c'è anche la penna invisibile in omaggio. Questa penna, vedete? Proprio invisibile, cioè, è come se non ci fosse. E se per caso volete appendermi, dopo le cagate che dico, c'è una molletta invisibile. Basta, l'ho detto troppe volte sta cagata. Non è più divertente neanche per me. Simo, arrivi adesso! Io sono qua che faccio l'ultima partita e poi ne vado. Gnappo! Madonna, da quant'è che non sentivo sta cosa? Comunque, non era gnappo col GN che diceva Marco. Gnappo. Non gnappo. Faccio una partita a due Dragon Ball e poi me ne vado un ball. Dai però. A proposito. No, veramente un po' un cazzo. No, ok, non posso toccare di meno. Niente, vabbè. Non lo so. 2 su 3, quindi qua si stanno già picchiando. Qui? 2 su 2. Uno su 8. Potrei anche entrare qua, eh. Però poi magari non va. Aspetta che potevano metterlo da un'altra parte il numero, così non vedo un cazzo. Niente, non trova gente. Che palle. Perché 2 su 3 poi? Cosa vuol dire? Cioè, che cazzo di senso ha 3 persone? Eccolo, abbinamento, si va. Minchia, che connessione brutta, però c'è sto tizio. Ah, vabbè. Proviamo. Massimo Dante l'ultimo. Si soffre, voilà. Cosa state giocando in questo periodo? Simo, cosa giochi in questo periodo? Dimmi qualcosa. Niente, questo prima fa l'abbinamento e poi se ne va. Maledetto. Vabbè, forse è meglio perché faceva cagare la connessione. Oddio, sta venendo anche da sbadigliare per il caldo. A breve farò. È morto così, in live. Addormentato in live per 24 ore. Una live pazzesca. Personaggio. Che palle, non posso aprire niente che dice menu tutto in pausa. Uffa. Vabbè, la niente, scusa. C'è nessuno che apre gli incontri. Tipo, se aprissi un incontro io, tanto c'è gente che gira qua a caso, no? Questo chi è? 1 su 6.
Vediamo. Entra in questo ring. Connessione, vediamo. Come cazzo? Ah, non posso fare a caso io. Io voglio stare di qua. Quindi? Vabbè, allora niente. Ripartire di battaglia, vedi, sala d'attesa, ma adesso ci siamo. La dovrà schissare lui qualcosa. Ah, deve essere tutti pronti, ma cosa vuol dire? Mamma mia, che ansia. Vabbè, quello che è sotto. Non so cosa devo fare. Ma bello. Cioè, questo qua finché non siamo 6 non parte probabilmente. Madonna che ansia. Devo farne una. Allora, dopo guardo The Witcher. Mi sono già. Ho già perso la voglia di fare la roba su Nomura stasera. Quindi vado avanti dall'episodio 5 fino al. Non ricordo quanti sono, forse 8. Lo vedremo. Pronto per la battaglia. Oh, pronto per la battaglia. Lasciato la stanza. Perché questo qua c'è il leader che... Bella, me ne vado anch'io. Facciamo così. Ho ottenuto 500 zeni senza fare niente. Incontro sul ring. Allora, due giocatori. Crea ring. Boh, facciamo così. Vediamo un po' cosa succede. Dai, ne faccio una, che palle, cosa sarà mai? Già diversa da come la prima, però. Mamma mia, Simo, non trovo nessuno, ci sono da solo. Però guarda, posso fare una cosa bellissima. Sto per rovinare tutto, adesso sto per rovinare tutto. Allora, posso mettere che c'ho il fuoco vicino e lo tolgo instant. Ok, bene, siamo partiti. Ho messo il fuoco e si è acceso. Lo scontro, battutone. Ok. Prima ho fatto uno dopo l'altro, comunque. L'ultimo che devo fare prima di andare via, mezz'ora. Ah, fa culo. Vabbè, comunque. Vediamo un po'. Sì, in effetti, vabbè, dovrei fare qualcosa di diverso, perché qua tutto dipende anche da quanti scontri riesci a trovare, quindi... Ma sono sempre lo stesso Goku. Sì. Boh, che spettacolo però l'animazione. Che figo. Ah!
Vroom. Bom. Ok, una ce l'abbiamo. Aia. Ah! Boh! Ed è una... Vediamo se sono fatta... Sì! Madonna! Babba via! Ok, Vegeku! Oh cazzo! Ah. Vediamo se si warpa dietro di me per fare lo sbruffone. Non la quantità che ti sei preso. Mamma mia. Simo, quanto è bello sto gioco. Quanto è bello sto gioco. Oh cazzo! Madonna, bravo! Ore de toda! Cazzo, 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 cazzo! Posso provare. Aia, aia. Goku, Goku resisti, Goku, Goku. Goku non resistere, Goku morto. Corre. Ah. Porca troia. Ma l'ho dovuto fare quello? Bravo. Non sono tutti che lo sanno, eh. Cioè, lo sanno tutti in realtà, però. Boom. Preso, ciao. Boh, la sfera, come si chiamava nell'anime? Non mi ricordo mica, porca miseria. Quella che aveva usata anche con Vegeta, comunque. O con Freezer. Mi ricordo più. Boh, comunque direi che è finita bene, dai. Comunque è proprio bello, proprio un bel gioco, cazzo. Ah, speriamo. Ogni tanto, ogni giorno devi giocare. Torni al lavoro, ti fai la doccia, mangi Dragon Ball o videogiochi. Che cazzo, ma cosa c'è? Boh. Ciao, buona serata. Minchia, ho fatto un incontro e ho buttato giù la stanza. Proprio da merdoso. Comunque, signori, è stato un piacere anche stasera. Un'oretta e mezza, dai, va bene. Un'oretta e mezza va bene. E prossima volta penso di poter di riuscire a portare Killer Instinct. Però non sono sicuro, perché devo vedere se riesco a farlo con Xbox. Devo aggiornare, fare, bla bla bla. Se riesco, è il gioco che voglio portare. E poi magari con picchiaduro basta per un po' e faccio altro, perché... No, però c'è ancora Smash. Ancora due, quindi. E boh, vedremo. Comunque, grazie per essere stati qui, tutti quelli che c'erano e che ci sono stati anche un secondo soltanto, non importa. E ci vediamo alla prossima e buona continuazione. Ciao a tutti!